L'autunno porta con sé colori e gusti inconfondibili. Il palato si prepara per essere deliziato dalle ricette tipiche della stagione e tra queste spiccano tutte quelle a base del marrone del Mugello, prodotto IGP tra i più famosi della Toscana. Prima di parlarne bisogna però fare una distinzione importante, quella tra il marrone e la castagna, che possono essere considerati parenti stretti, ma che la stessa cosa non sono. Esiste addirittura un decreto regio del 1939 che ne specificava la distinzione. La castagna è il frutto della pianta spontanea, il marrone quello della pianta coltivata. Più scura e piccola la prima, più chiaro e grosso il secondo. Un frutto che si presta bene per ogni tipo di ricetta e noi siamo andati a scoprirne i segreti in uno degli appuntamenti più partecipati del Mugello. Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, 25esima edizione della Festa del Marrone, un appuntamento molto sentito dalla comunità mugellana, non solo quella di San Piero a Sieve, una manifestazione ormai radicata sul territorio e nel tempo, organizzata dalla Proloco che ha raccolto negli ultimi anni quella che era la tradizione portata avanti nel secolo scorso, sul finire del secolo scorso, dal gruppo Alpini di San Piero a Sieve. È la 25esima edizione, è una tradizione iniziata dal gruppo Alpini di San Piero a Sieve che nel passato gestivano questa festa, poi il gruppo si è assottigliato perché non ci sono più persone che hanno fatto il militare negli Alpini e allora abbiamo preso in eredità questa manifestazione e cerchiamo di portarla avanti nel miglior modo possibile. Tre settimane, tre domeniche del mese di ottobre che vedono impegnati tutti i volontari della Proloco, ma non solo noi, ma anche tutti, molte associazioni di San Piero a Sieve. Il marrone rappresenta un prezioso ingrediente per molte specialità, siano esse dolci o anche salate, come ad esempio le tagliatelle. Tagliatelle di farina di marrone con grano duro Senatore Cappelli, biologiche, fatte in Val d'Orcia in collaborazione con un amico che fa appunto il Senatore Cappelli e io gli fornisco la farina di marrone. Farina di marrone fatta con seccatoio a legna tradizionale, quindi a fumo. Si arricchisce, diciamo, la farina di marroni del sapore della legna di castagno. Il seccatoio a legna è semplicemente una casettina dove si depongono al piano sopra i marroni su un graticcio, sotto si fa il fuoco per 40 giorni, il fumo passa attraverso lo strato dei marroni e piano piano li asciuga, appunto arricchendo il sapore della legna. Una farina, quella di marrone, che si distingue da quella di castagne. Allora, la farina di marrone ovviamente non è farina di castagne, quindi il marrone è una castagna pregiata, diciamo, è un cultivar selezionato secoli fa per migliorare proprio il sapore, quindi è molto più dolce della farina di castagne. Poi sta un po' anche alla bravura di chi secca i marroni a ottenere una buona farina, e la buona farina si ottiene anche facendo una buona selezione poi della castagna, del marrone secco. Un altro dei prodotti tipici che si realizzano con il marrone del Mugello è la celeberrima bruciata, che alla festa di San Piero a Sieve viene realizzata con la vecchia rosina. Allora Francesco, sei uno dei volontari della Proloco che partecipano a questa festa e sei uno degli addetti alla rosina. Ci puoi spiegare che cos'è la rosina? La rosina è questa macchina ideata dai vecchi alpini di San Piero a Sieve per la vecchia smarronata e per cuocere i marroni. Ne cuociamo una trentina di chili alla volta, ci vuole una mezz'oretta per cuocere, poi si mettono nei bidoni con le coperte a stufare e poi si vendono. E queste sono le famose bruciate? Le bruciate, sì, sì. Ecco, senti, il marrone è uno dei prodotti tipici del territorio. Quanto vi sentite legati a questa tradizione? Tanto, tanto, come dimostra gli anni di attività di Gino, che è tanto che cuoce marroni e noi piano piano si tramanda, è una bella cosa, insomma, da tramandare. Per il suo tipico sapore, il marrone si presta bene per la realizzazione di molti prodotti dolciari come castagnaccio, creme spalmabili e altro. Allora Ortensia, uno dei prodotti tipici che si realizzano con la farina di castagne e di marrone è il castagnaccio. Allora, ci puoi un po' raccontare come viene realizzato anche a livello proprio di tempistica, di quantità?
Allora, quantità si va un po' anche a occhio, perché devi miscelare la farina di castagna con l'acqua, e quando c'è la giusta consistenza sai che è quella, ci si aggiunge pinoli e uvetta, poi si inforna, si aggiunge qualche rametto di rosmarino, e quando inizia a vedere che si crepa la superficie vuol dire che è cotto, e poi si aggiunge un filo d'olio, è semplicissimo. Ecco, qua, i tempi di realizzazione? Sui 25 minuti, 20-25 minuti in forno circa, ma è a occhio più che altro che si vede la cottura quando è giusta. Poi c'è chi piace più alto, chi più basso, chi un pochino più chiaro, chi un po' più scuro, come questo per esempio. Ecco, quello dipende dalla cottura. Sì. Sì, sì, o dal tipo anche di castagna stessa, al tipo di farina che uno usa al momento. La crema viene praticamente sbucciato il marrone, tritato e messo insieme alla vaniglia e un po' di zucchero per la conservazione, non usando additivi o conservanti, e viene un impasto cremoso in questa maniera, che lo puoi mangiare sia a cucchiaino che spalmato sul pane, anche a seconda dei gusti. Ci ha detto poi c'è una derivazione col cacao. Eccola qua, stesso procedimento, in più viene inserito il cacao dentro. E questa è più pericolosa, assaggiandola viene praticamente il palato distingue prima il sapore del cacao e poi invece viene fuori il sapore del marrone e ti lascia in bocca il sapore del marrone. Ci sono poi questi marroni sciroppati. I marroni sciroppati qui invece vengono praticamente sballottati, anche qui sbucciati, privati di tutte le bucce, e messi sotto questo liquido che è fatto con la vaniglia e basta, e un po' di zucchero sempre per il discorso della conservazione. Non si realizza direttamente con il marrone, ma è una delle prelibatezze del territorio anche il miele di castagno. È un miele molto ricercato, anche perché a parte l'amarognolo nel retro gusto che è caratteristico del miele di castagno appunto. E è un miele molto ricco di minerali, molto adatto per l'inverno, per tosse, perché comunque, però comunque tutti i mieli sono balsamici e antibiotici, però in particolarmente il miele di castagno è molto ricercato per questo motivo. Ecco, il periodo di realizzazione è lo stesso degli altri mieli o cambia? No, cambia. Cioè il castagno fiorisce a luglio, perciò la raccolta viene a fine luglio al solito. Quest'anno con il secco che c'era purtroppo non c'è tantissimo, perché a 40 gradi diciamo, i fiori non sono molto ricchi di nettare.